Tutti siamo cresciuti più o meno a Pane Cartoon Network, che nello scorso decennio è arrivata a Steven Universe, Adventure Time, Gumball, portando l'animazione a un nuovo livello. Ma scommetto che non sapete nulla di come sia nata. E questa storia è molto, molto lunga. Bisogna tornare indietro, indietro, fino all'inizio di ogni cosa. Il Big Bang. Poi sassi, sassi, lava, minestra, pesci, galline, pum, più sassi, ratti, strani ratti, ozzi, sassi, sassi, asterix, sassi, ratti, Jean Valjean, treni, cinema e Milcol. Prima guerra mondiale ed eccoci qui a Walt Disney e Ab Iwerks. Aspetta, chi? Ab Iwerks? Non sapete chi sia? Oh, certo, Ab Iwerks è il creatore di Topolino. Ma nel 1930 litigò con Disney, che si tenne il topo. Ab Iwerks dovette sopravvivere con un mondo che dava il merito di tutto a Walt Disney. E creò la Ab Iwerks Animation. E poi fallì. E nel 1940 tornò a lavorare con Disney, ma solo ai live action, e fece Mary Poppins, o i Corvi di Hitchcock e altri effetti speciali. Ma la parte migliore deve ancora arrivare. Visto che i due non erano più amici, c'erano da un lato i seguaci di Disney che imparavano da lui, e dall'altro i seguaci di Ab Iwerks, per esempio Chuck Jones, che ci ha donato Bugs Bunny, il nemico numero uno di Topolino. Ma ehi, hey, che c'entra questo con la Cartoon Network? Ci arriviamo, ci arriviamo. Nel frattempo, mentre tutto questo succedeva, c'era una casa che stava facendo cartoni, la Metro Goudin Mayer, detta anche MGM, dove, quella col leone, dove lavoravano due cari amici, Hanna e Barbera. E nessuno se li cacava particolarmente, ma riuscirono a girare un corto di 7 minuti. Un corto animato che parlava di Jasper, un gatto che cercava di catturare Jinx, un topo. Esistevano dozzine di cartoni su gatti e topi che si inseguivano, ma questo era il migliore. Con sorpresa di tutti, questi due giovani parteciparono agli Oscar e da lì in poi tutti vollero altri episodi di Jasper e Jinx, che vennero cambiati in Tom e Jerry, e divennero fra i cartoni più amati di sempre, nonché i miei preferiti di quell'epoca, con colonne sonore famose perché i suonatori si rifiutavano di suonarle perché erano troppo difficili. E uno schema imprevedibile per la trama. Tom e Jerry non usavano quasi mai il paradigma hollywoodiano e si gestiva perfettamente conseguenze sconnesse e difficilissime da legare. Il tutto con animazioni che valsero 7 Oscar, 14 nomination, Gene Kelly che balla con Jerry il topo, 161 episodi fra i più richiesti al cinema, dal 1940 al 1958, dove il prezzo di ogni singolo episodio per mantenere quella qualità era di $50,000, che calcolando l'inflazione al giorno d'oggi sarebbero $600,000 per ogni episodio. E poi la casa fallì. Non era una sorpresa visto il prezzo, ma il problema non era quello, era la TV. Tutti improvvisamente guardavano la TV ed evitavano di andare al cinema. E Hanna e Barbera, i due creatori, vennero buttati fuori. La MGM decise di chiudere definitivamente ogni serie animata per il cinema e decise di continuare Tom e Jerry senza i suoi creatori per mandarli in TV. Triste, vero? Se vi può consolare, nel 1963 Tom e Jerry finirono nelle mani di Chuck Jones, che continuò a fare episodi magnifici. Ma Hanna e Barbera, i due creatori, che fecero nel frattempo? Beh, decisero di fare per conto loro e aprirono il loro studio d'animazione per la TV. Nacque così la Hanna e Barbera, creatrice di moltissimi magnifici cartoni come i Flintstones, i Jetsons, Svicolone, l'Orso Yogi, Puffy, Top Cat, Ernesto Sparalesto e Scooby-Doo. Visto che Disney non voleva lavorare con la TV, avevano l'opportunità di essere il simbolo dell'animazione domestica. Crearono un loro stile pensato per spendere il meno possibile, pochi disegni, tanta trama, poca azione, e il loro più grande successo furono i Flintstones, una famiglia media americana che affrontava problemi che erano parodie dei problemi che la società effettivamente viveva ai tempi. Un po' come i Simpson e i Griffin, ai tempi i Flintstones erano il massimo della comicità e osavano fare cose che nessuno osava. Furono i primi a mostrare una coppia a letto insieme, i primi a mostrare una donna incinta e fecero pubblicità alle sigarette. Sì, fu il primo cartone candidato agli Emmy Awards
ed ebbero un sacco di episodi speciali in cui apparivano personaggi famosi come guest star, finendo per essere la serie animata più duratura di sempre. E finché non arrivarono i Simpson, copiate dai Flintstones, li migliorarono. Tranquilli, non lo dico io, lo dicono i Simpson e i Griffin nell'episodio crossover, in cui finiscono in tribunale per capire chi ha copiato chi, e la risposta è che tutti hanno copiato Fred Flintstones, che a sua volta aveva copiato una vecchia serie TV. E comunque pure l'idea del crossover fra i Simpson e i Griffin era copiata da quello fra i Flintstones e i Jetsons. Altra idea geniale arrivò nel 1969, con un cartone chiamato Mystery Five, un gruppo di adolescenti che investigavano sul paranormale. Ma l'idea non piacque e venne bocciata. Provarono a cambiarla in tutti i modi, ma veniva rifiutata. Finché non inserirono un nuovo personaggio, un cane parlante, un cane alano, chiamato Scooby-Doo, che era spaventato quanto i bambini, facendoli ridere con scene comiche in episodi dagli sfondi horror. Il cartone osava inserire tematiche horror attirando tutto un nuovo pubblico e divenne la serie di punta ricca di ospiti speciali e decine di spin-off. Hanna e Barbera avevano un problema con gli spin-off, come quando Superman esplorò la Terra di Mezzo di Tolkien o il mondo di Oz. Hanna e Barbera erano gli dèi dell'animazione, i principali, i più importanti in TV. Poi, negli anni 80, arrivarono gli anime. E un sacco di altri cartoni animati occidentali. E mentre Hanna e Barbera lavoravano ai puffi, iniziarono a perdere soldi. Sempre più soldi. Cercarono di risollevarsi, ma non funzionò. E così arrivò il famoso casino che vi cito spesso sul 1988. Al cinema Akira e Roger Rabbit si stavano facendo guerra. E mentre il Giappone faceva sempre più anime per la TV, la Disney iniziò a fare spin-off per la TV, con sequel e serie animate firmate Disney. E Hanna e Barbera lentamente sparì. Per sempre. Sommersa dai debiti. Senza uno spazio in TV. Senza speranza per il futuro. Erano arrivati gli anni 90. E il mondo animato era saturo di cartoni. Cartoni che imitando Hanna e Barbera erano riusciti ad avere successo. La Disney, la Warner e un sacco di altre case riempivano il palinsesto americano. E il resto era occupato da un sacco di anime, da Dragon Ball a Pokémon a ogni videogioco, giocattolo, chi che sia che aveva il suo anime per farsi pubblicità. Sinceramente, che si poteva fare? Volevi un cartone serio con una trama continuativa che andava avanti e diventava epica? C'erano quelli giapponesi. Volevi un cartone stupido e divertente? C'era la Warner. Volevi un cartone educativo? C'era la Disney. Tutto quello che potevi fare era imitare gli altri o fare una via di mezzo. Poi arrivò la Turner. La Turner è questa casa di produzione che non avete mai sentito nominare, che stava cercando cartoni da comprare. E prese i cartoni della MGM come Tom e Jerry e comprarono un sacco di vecchi cartoni in bianco e nero a partire da Braccio di Ferro. Ma la Turner voleva comprare altri cartoni. E così decise di fare un patto e unirsi a tutto ciò che restava della Hanna e Barbera. E aveva un'idea geniale. Tutte le altre case di produzione, dalla Disney alla Warner Bros., eccetera, erano fatte da esperti, anziani, persone che avevano lavorato da una vita nell'animazione. Certo, le serie animate venivano animate dai giovani nuovi arrivati, ma a capo di ogni episodio c'era sempre comunque un anziano. Immaginate invece una novità, una casa dove tutte le idee vengono fatte dai giovani, dai nuovi arrivati, massimo 25-30 anni. E gli anziani si limitano a insegnare o ad aiutare con la loro esperienza. Fu così che nacque la Cartoon Network. Non so se avete capito bene. Ho detto la Cartoon Network.
il primissimo canale TV che produceva i propri cartoni e trasmetteva solo ed esclusivamente cartoni tutto il giorno. Prima i cartoni andavano in onda al massimo una volta al giorno e invece c'era la Cartoon Network, che significa il canale dei cartoni. Il primo di tutti questi geni che lavorarono in questa grande casa fu Genndy Tartakovsky, che creò il laboratorio di Dexter, un cartone a cui lavorarono un sacco di giovani promesse, fra cui il creatore dei Fantagenitori e il creatore di Griffin. Il cartone parlava di Dexter, un bambino genio, forse il più intelligente mai esistito, che aveva un laboratorio segreto in casa sua e faceva esperimenti. Peccato, peccato per Didi, la stupidissima sorella maggiore, che volendo fare parte del mondo di Dexter rovinava ogni cosa. Era un'idea fresca, che realizzava il sogno segreto dei bambini e che osava scherzare col fuoco, tanto che troppi genitori odiarono Cartoon Network, proprio perché era il cartone con i cartoni più stupidi. O forse invece i più innovativi. Erano figli della loro epoca, cartoni molto più semplici ma intensi, ricchi di tutta la cultura pop che gli adulti non conoscevano, inserendo gag che solo i bambini e gli adolescenti potevano capire. Uno dei miei preferiti era Johnny Bravo, forse la mia prima crush. Johnny Bravo era uno sciupa femmine che voleva a tutti i costi conquistare qualche ragazza, ma sempre senza successo. Il cartone invece ebbe un enorme successo. Ne fecero tre diverse serie con stili e battute diverse e divenne uno dei simboli del decennio. Poi c'erano Mucca e Pollo, un altro dei miei cartoni preferiti. Parlava, a sorpresa, di una mucca e un pollo, che per qualche motivo erano figli di due umani. L'intera serie era una parodia dei vecchi cartoni, rendendoli cliché. Animali antropomorfi dove i bargigli erano i testicoli. E le mucche producono effettivamente latte, ricco di battute e episodi sul tema del peso, con Mucca che rappresentava le ragazzine in difficoltà con il loro aspetto e Pollo in difficoltà con la virilità. I loro genitori erano praticamente gambe parlanti. In molti cartoni, i cartoni vecchi, i genitori venivano mostrati solo fino al bacino perché i bambini erano più bassi nell'inquadratura. Ebbene, qui si arriva a livelli ridicoli dove i genitori facevano qualsiasi cosa pur di non mostrare il loro aspetto, ma solo le loro gambe. E poi c'era il terzo personaggio principale. Satana in persona, chiamato Rosso Senza Braghe, e usava un sacco di nudità esplicita solo per andare contro gli adulti, solo per rappresentare la ribellione dei ragazzi anni 90 a una società che, secondo loro, era troppo perbenista. Ma non finisce qui. C'era un episodio che io amo, in cui Mucca chiedeva come nascessero i bambini e veniva effettivamente spiegato nel corso dell'episodio, con tanto di gag per adulti. E poi non parliamo dell'episodio in cui un esercito di lesbiche entrava in casa di Mucca e Pollo per mangiargli la tappezzeria. Sì, lesbiche! L'episodio venne censurato immediatamente, però lo fecero, lo hanno fatto davvero! E poi le super chicche, che le conoscete, sapete di che parla, dai! Tutto iniziò quando uno studente della CalArts University ebbe l'idea di creare le piccole eroine, con parodie su parodie delle serie di supereroi che fino ad allora erano andate di moda, ma al femminile. Vinse premi su premi e ne fecero un film per il cinema. E poi lo show passò di moda e venne cancellato. E vennero vendute al Giappone, che ne fecero una versione anime. Sì, è ufficiale. No, non parliamone! Fortunatamente sono tornate con dignità, anche se la gente ha odiato il remake. In questo periodo i veri Hanna e Barbera morirono. La Hanna e Barbera era finita, ma la Cartoon Network la Cartoon Network aveva appena iniziato. Si unì alla Warner Bros. Ottenendo i diritti di 50 anni di cartoni e iniziò a distribuire negli Stati Uniti alcuni fra gli anime più amati di sempre. Poi uscirono altre serie Cartoon Network come Ed, EWD e Eddie, un cartone che parlava di un gruppo di ragazzi che viveva in un mondo senza adulti dove tutto era permesso. E i ragazzi avevano creato una nuova società. Vi siete mai chiesti perché i loro contorni fossero strani, sempre in movimento? Si tratta di una tecnica chiamata Boiling Line, una tecnica che serviva a mascherare l'assenza di frame. Ovviamente un cartone su ragazzini in un mondo senza adulti doveva avere successo. E poi c'era questo tizio chiamato John Dilworth, un giovane artista che fece pochissimi cartoni, ma uno in particolare, uno che di sicuro conoscete, Leone il cane fifone, che venne candidato
agli Oscar. Agli Oscar, avete capito bene? Tra l'altro, questo tizio metteva proprio autoritratti ovunque nel cartone, inquietantissimo. Ricordate il cartone di Scooby-Doo, no? L'idea era quella di creare un cartone che stavolta fosse davvero horror. Perché ai bambini serviva un cartone che osasse anche in questa direzione. Mancava una libertà nel genere dell'animazione, mancava da sempre. Con Disney che voleva prodotti per bambini, Bakshi per adulti, il Giappone con genere, categorie tutte belle definite con le sue regole. Alla fine non c'era mai stata tutta questa libertà nell'animazione e Leone il cane fifone era il limite. Tutti abbiamo avuto incubi a causa di un episodio. E ci piaceva da morire! Giocava col proibito e lo faceva dannatamente bene! Cerchiamo di dimenticare il remake in CGI del 2014, ok? Dimenticatelo! Ma Samurai Jack, cartone a cui ho già dedicato più video in passato. Beh, Samurai Jack fu il passo successivo, creato ovviamente da Tartakovsky. Samurai Jack parlava di un samurai che doveva combattere contro Aku, il dio del male, con la sua spada magica. Ma il dio del male lo spedisce in un futuro lontanissimo, dove Samurai Jack dovrà affrontare nuove incredibili avventure. Purtroppo venne interrotto quando il doppiatore di Aku, lo stesso di Lord Iroh di Avatar, morì. La serie era incredibile, con una regia mai vista prima. L'uso di split screen e combattimenti perfettamente coreografati fu un successone, un valore artistico enorme. Però fu anche l'ultimo cartone della sua generazione. Con la fine del decennio degli anni 90, la presidentessa della Cartoon Network se ne andò. Il nuovo presidente ebbe una geniale idea: creare Adult Swim. Allora, il canale televisivo Cartoon Network era per bambini. Ma a mezzanotte si trasformava e cambiava nome diventando Adult Swim, anche se era lo stesso canale. Solo che dopo la mezzanotte, con il nome di Adult Swim, pubblicava solo cartoni per adulti. Mai si era vista una cosa simile. E poi tanto i bambini la notte non è che si mettano a guardare la TV. Così, finita la generazione anni 90, iniziò la seconda parte di Cartoon Network, la generazione 2000. La generazione anni 2000 fu molto meno innovativa e provocatoria, nonostante la qualità fosse comunque alta, ma è che i nuovi cartoni non osavano più giocare con la censura o rischiare di essere rifiutati, ma restavano in una zona salda, sicura. Sì, erano un'evoluzione della generazione di cartoni precedente, ma non era rivoluzionaria. Come vi ho detto, alla Cartoon Network lavoravano i giovani, ma i giovani stavano invecchiando. E così ebbero un'altra idea geniale. Avrebbero trasmesso episodi pilota di tantissimi cartoni mai visti prima. E il pubblico poteva scegliere e poteva votare i suoi preferiti. E i più votati sarebbero diventati veri cartoni animati con tantissimi episodi. E sorpresa delle sorprese, lo fanno tuttora. È una tradizione ormai. E la prima vincitrice di questa specie di gara fu Le tenebrose avventure di Billy e Mandy. Parlava di due bambini che, come migliore amico, avevano la morte in persona, il cupo mietitore. Era una serie, ormai, nello stile della Cartoon Network, quindi demenziale, esagerata. Osava toccare temi inaspettati, ma il creatore, dopo tanti successi, si trasferì alla Disney. Altra serie era Commando Nuovi Diavoli, che parlava di un'organizzazione segreta di bambini che combatteva contro gli adulti e le loro ingiustizie. O anche Gli Amici di Casa Foster, che parlava di un bambino e il suo rifugio per amici immaginari che non avevano amici umani. A tratti strappalacrime, era l'ennesima serie sul mondo dei bambini. La situazione della Cartoon Network si stava un tantino fossilizzando. E ora aveva anche una concorrente. Era appena nata la Nickelodeon. La Nickelodeon aveva avuto la stessa identica idea di Cartoon Network, ma primo, faceva anche serie live action per bambini, e secondo, aveva creato un po' di cartoni di enorme successo. Primo fra tutti SpongeBob, che di sicuro conoscete, ma anche i Fantagenitori, tutte serie che, come quelle di Cartoon Network, erano demenziali, parlavano del mondo dei bambini contro quello degli adulti e usavano i temi più disparati o i sogni più intimi dei più piccoli.
Insomma, ora la Cartoon Network non era più una novità, ma era solo una delle tante case americane. Cercò in tutti i modi di fare remake di Scooby-Doo e puntò su altre vecchie serie Hanna-Barbera che nessuno ricordava, ma la Nickelodeon decise di osare. La Nickelodeon, il rivale, decise di fare Avatar, la leggenda di Aang. Si trattava di una serie animata molto diversa dalle solite americane. Aveva serialità forte, come un anime o una saga dei libri fantasy, e cercava l'attenzione continuativa dei giovani. La serie parlava di un mondo alternativo dove alcune persone avevano il potere di controllare gli elementi, acqua, terra, fuoco e aria, tranne l'avatar. Uno per generazione, una persona sola per ogni generazione che poteva usarli tutti e quattro. Doveva proteggere la pace. Ma la nazione del fuoco ha una guerra in corso da 100 anni e il protagonista non riesce a fermarla. Raramente si era vista una cosa simile nel mondo dei cartoni, e questo osava parlare di temi particolari come la politica o la religione. La serie ebbe un enorme successo e la Cartoon Network non sapeva cosa fare. La sua idea fu quella di fare Ben 10. Ottima risposta, bisogna dire, ma meno efficace. Ben 10 parlava di un ragazzino che poteva trasformarsi in uno fra 10 alieni, grazie al suo bracciale chiamato Omnitrix. Era anche questa una serie con una trama fitta, continuativa, e riuscì ad essere la serie di punta di Cartoon Network, mettendola allo stesso livello della Nickelodeon. Era una serie creata da un team che lavorò per 3 anni alla trama e cercarono un risultato in stile Marvel. Cartoon Network aveva collaborato con la Warner per Teen Titans, ma apparteneva più alla Warner, così come il più recente Dragon Trainer, che è fatto sì da Cartoon Network, ma appartiene comunque alla DreamWorks. E infatti la Cartoon Network non riuscì a prolungare Ben 10 a lungo e munse la vacca finché c'era da spremere, creando spin-off, serie secondarie, fece anche un live action, anzi più di uno, e anche uno in CGI, e anche tantissimi reboot. Ma comunque in quell'epoca ci furono anche altre cartoni animati che cercarono la novità, cercarono di sperimentare. Sperimentarono per esempio con la pubblicità. Insomma, che mai poteva andare storto a cercare di essere innovativi con la pubblicità? Anziché appendere locandine, decisero di pubblicizzare la serie Aqua Teen Hunger Force mettendo dispositivi luminosi in giro per la città. Dispositivi che ovviamente avrebbero attirato l'attenzione molto più di una locandina appiccicata di carta. Peccato che vennero scambiate per bombe e l'intera città di Boston venne chiusa per allarme terrorismo. E sì, anche questa è pubblicità, ma non era quella che la Cartoon Network voleva. Ci furono serie animate che sperimentarono stili e idee inaspettate, come Chowder, scuola di cucina, che parlava di Chowder, un apprendista cuoco che finisce sempre nei guai. A volte usava tecniche alternative ed era effettivamente molto sopra le righe. Stessa cosa con Le meravigliose disavventure di Flapjack, serie surreale con tecniche innovative che parlava di Flapjack, un bambino che viveva con un vecchio burbero pirata analfabeta chiamato Capitano Scrocchio e la balena Bolla. Purtroppo, nessuna di queste serie ebbe abbastanza successo, non per battere la Nickelodeon. D'altro canto, la Cartoon Network se la stava spassando male, non se la stava cavando affatto. Certo, era fra le migliori in fatto di cartoni, ma non era più la migliore indiscussa. Era diventata solo una fra le tante. Così aveva iniziato a fare di tutto. Una serie di sitcom, serie live action e persino reality show idioti, tutti quanti live action, identici a migliaia di altri e particolarmente trash. E che succede se prendi Cartoon Network e togli i cartoon da Cartoon Network? Diventa Network, un canale televisivo qualsiasi. Per un anno Cartoon Network pubblicò serie non animate e crollò economicamente. Niente più soldi per fare altre serie. E in quel periodo cartoni come Dexter o Mucca e Pollo non erano più interessanti per i bambini, erano vecchi. E gli unici cartoni fatti dal network erano dei reboot di Ben 10, cartoni di scarso successo simili a quelli della Nickelodeon. Gli anni 2000 stavano finendo e ora iniziavano gli anni 10. E la Cartoon Network aveva bisogno di innovazione. Doveva in qualche modo tornare allo splendore degli anni 90, ora o mai più, sarebbe stato troppo tardi più avanti. Non voleva fare la fine della Hanna-Barbera ed essere comprata da qualcuno. E fu allora
che arrivò il vostro decennio Cartoon Network preferito, che iniziò con Adventure Time. Adventure Time parlava di un magico mondo post-apocalittico, dove Finn l'umano e Jake il cane vivevano mille avventure. Il cartone, all'inizio, era un progetto di Nickelodeon che nessuno voleva produrre. Il suo ideatore, Pendleton Ward, laureato alla CalArts University e autore di magnifici cartoni come Midnight Gospel, ai tempi non aveva ancora fatto un cartone animato e quando la sua idea venne rifiutata, un suo compagno di università decise di fare un leak. Lo pubblicò su YouTube, senza permesso. Pubblicò l'episodio pilota che era stato rifiutato. E divenne virale. Così virale che venne candidato agli Annie Awards. Nonostante ciò, il cartone venne ancora rifiutato da tutti e più volte. Finché non fu la Cartoon Network a comprarlo e decise di renderlo reale. E così dissero a Pendleton Ward di fare un altro episodio, giusto uno solo, per vedere se fosse stato in grado di farne una bella serie. E così fece un episodio su Finn che porta gomma rosa a cena. E fu un disastro. L'episodio venne odiato. Perché? Perché era esattamente quello che la Cartoon Network voleva. Fu allora che capirono che forse la cosa migliore da fare era cambiare completamente direzione, creando cartoni animati che partissero dai veri giovani, quelli su internet. Adventure Time prese ispirazione da Hayao Miyazaki e dalle grandi idee di internet. Da Dungeons and Dragons un sacco di grandi dell'animazione arrivarono a dare una mano. Il più grande successo di Cartoon Network. Diventarono un fenomeno da cosplay e fan e vinse ben 22 premi, un enorme impatto culturale e un sacco di nuove idee. La serie si era rivelata incredibile. Prendeva tecniche di animazione degli anni 20 mescolate a quelle dei primi cartoni Hanna-Barbera e la loro comicità unita però all'umorismo di internet. Le colonne sonore del grande cinema anni 80 e ancora non bastava. Dopo la seconda stagione la serie esplose. E al gruppo si unì una nuova giovanissima ragazza, appena uscita da scuola, chiamata Rebecca Sugar. All'inizio si doveva occupare della magnifica colonna sonora e giusto qualche animazione, ma Rebecca decise di modificare alcune idee di Pendleton Ward, cambiando i personaggi di Re Ghiaccio, Gomma Rosa e Marceline, e inserendo così una miriade di nuovi temi, dai conflitti generazionali alle relazioni tossiche, all'omosessualità velata, alla disabilità, alla demenza senile. Mentre la serie sperimentava nuove idee, nuove tecniche, nuove tematiche e il suo fandom cresceva, la trama si fece enormemente complessa. Analizzando i ricordi confusi di Re Ghiaccio, mettendo in dubbio Gomma Rosa, affrontando episodi comici, episodi horror, episodi intensi, i bambini, gli adolescenti e gli adulti potevano essere riuniti in un cartone che accontentasse tutti. E una qualità che non faceva che crescere, con personaggi semplici, ma dalla struttura complessa, con una... era una cosa mai vista prima! Ecco la novità di Cartoon Network, ecco la novità degli anni 2010, prendersi sul serio. Come se il loro cartone TV del sabato mattina fosse degno di un grande classico Disney e meritasse tale trattamento. Rivoluzionando per sempre l'animazione per la TV. Le aspettative erano così alte che Adventure Time dava lezioni di cinema ai migliori della Disney, attirando l'interesse di tutto il mondo e subendo, purtroppo, gravissime censure, soprattutto in Italia, dove molti episodi non sono mai arrivati e in quasi ogni episodio ci sono censure. Questo non impedì ad Adventure Time di avere ascolti e successi che la Cartoon Network e anzi l'intera Hanna-Barbera non avevano mai sperato, risollevando la Cartoon Network e mettendo in chiaro che d'ora in poi si pretendeva il massimo. Era iniziata la nuova generazione Cartoon Network, la generazione 2010. Regular Show, altro assurdo cartone al limite dell'inquietante, come lo era Leone il cane fifone, ma critico e idiota come Mucca e Pollo, ma infantile e semplice come Dexter. Venne creato da un giovane alunno della CalArts chiamato J.G. Quintel. E parlava di Mordecai e Rigby, due giovani stagisti che in ogni episodio cercavano di ammazzare la noia. E la serie riuscì a ottenere un film
e fu il primo film di Cartoon Network a finire al cinema dai tempi delle super chicche. Ma il nuovo decennio era appena iniziato. E un altro cartone geniale stava per nascere. Tutto iniziò in Inghilterra nel 2007. Lì Cartoon Network aveva una filiale per permettere a qualche giovane europeo di fare cartoni. E c'era questo tizio chiamato Ben Bouchelet, che per anni aveva lavorato a tante brutte pubblicità. Ma seriamente, a tante. Ma ora lavorava lì. Lavorava alla Cartoon Network col compito di recuperare i cartoni rifiutati dagli altri. Poi, un giorno, il capo dell'azienda disse: «Ehi, è arrivato un nuovo decennio e qui è la Cartoon Network, cerchiamo novità!» E venne permesso a ogni singolo lavoratore, compresi le donne delle pulizie, venne permesso di proporre un cartone animato. Ben Bouchelet propose la sua idea come tutti, ma la sua idea era più interessante. Era fare un cartone con tutti i personaggi che lui aveva proposto per pubblicità. Era un'ottima idea, ma non bastava. Ricordate che Hanna-Barbera avevano creato i Flintstones e che i Simpson erano ispirati ai Flintstones e i Griffin? Ma i Simpson erano nati negli anni 80 e i Griffin negli anni 90. Perché non rendere questa serie la nuova famiglia media americana? Ebbene, lo divenne. Questa era la vera famiglia americana degli anni 2010. Padre grasso, scansafatica, ignorante, madre tuttofare, indaffarata, nonni razzisti, il piccolo genio incompreso e un sacco di temi al passo coi tempi, ma adatto anche ai bambini. I nomi della famiglia erano quelli della famiglia del creatore e venne realizzato con tutte le tecniche possibili. E non sapete quante! Perché poi, per darvi un'idea, lo sapete che Kerry Kruger, se mettete gli occhialini per il 3D, è effettivamente in 3D? Fu il primo cartone di Cartoon Network fatto in Europa e dopo il successo della prima stagione ricevette un sacco di soldi, un budget molto più alto, alzando la qualità di ogni cosa, dalla scrittura alla grafica. E ci scherzano pure nella serie. E fra l'episodio in cui mostrano come vengono fatti i cartoni o l'episodio in cui si prendono gioco dei boomer e tutta l'enorme conoscenza del popolo di internet e dei social più famosi a 4chan, a Tumblr, a Furaffinity, a Two Girls One Cup e ogni altro meme, ogni episodio trattava un tema caro alla nuova generazione o un tema importante per i bambini. Nel pieno e puro stile dei cartoni anni 90, ma con tutte le novità del 2010, portate ovviamente da Adventure Time e da una generazione di ragazzini nati dopo la Cartoon Network. Ma in genere non nomino i cartoni che tutti hanno ignorato o quelli mai arrivati in Italia, ma ce n'è uno, ne ho uno di cui voglio parlare. Uno uscito dopo Gumball, che secondo me riassume questa generazione. Secret Mountain Fort Awesome. Il gruppo di mostri che vive nascosto dal mondo esterno che li rifiuta per il loro aspetto e il loro comportamento. Il mondo esterno, però, è senza dubbio quello più spaventoso dei due. I protagonisti, Festro, Bava, Brufolo, Ciondolo e Scorreggia, sono uno dei motivi per cui il cartone non arrivò mai in Italia, oltre alla colonna sonora heavy metal. Ma venne cancellato per fare Uncle Grandpa. E parlare di questo cartone è praticamente impossibile. Per quanto Uncle Grandpa sia stato odiato effettivamente, fu un nobile tentativo di fare una serie totalmente senza senso. Ma se dobbiamo parlare di originalità, e idee innovative, forse è meglio passare al primo cartone di Cartoon Network mai realizzato da una donna. Rebecca Sugar. Rebecca Sugar, ve ne avevo già parlato per Adventure Time, cartone che lei decise di abbandonare quando le venne proposto di creare una serie tutta sua. La serie parlava di un gruppo di eroine con poteri magici che difende la Terra da ogni minaccia, Garnet, Ametista e Perla. Ma il protagonista è Steven, mezzo umano, mezzo gemma, figlio della ex leader Quarzo Rosa, deve imparare a usare il suo potere. Le novità erano tantissime.
La serie prendeva idee da Adventure Time, i Looney Tunes, Conan il ragazzo del futuro, Utena, Sailor Moon, i Simpson, The Legend of Zelda, Pokémon e con la collaborazione di grandissime cantanti come Estelle, Nicki Minaj, Christine Ebersold, JoJo Rapattoni, Susan Egan, grandissimi animatori come Jandy Tartakovsky, James Baxter, Takafumi Ori, col supporto di un fandom grande quanto quello di Adventure Time, una critica che lo ha adorato con il voto di 100 su 100 su Rotten Tomatoes per ogni stagione. Oltre a una lunga serie di idee innovative, come i suoi record: primo cartone a vincere premi LGBT senza aver mai mostrato omofobia o aver nominato la parola omosessualità, il primo cartone con un matrimonio gay su schermo, vittima di censura in tutto il mondo, ma al tempo stesso ricco di canzoni come Stronger Than You, che è stata l'inno del Gay Pride nel 2015. La serie si basa su idee filosofiche molto molto precise, spiegando con semplicità Hegel, Platone e Ernst Bloch. Lui. Osando toccare temi mai toccati prima, come lo stupro, il sesso, l'identità di genere, il genocidio, l'omicidio colposo e volontario, la disabilità, scegliendo di non dare morali ma di insegnare ai bambini il ragionamento fondamentale necessario alla maturazione, inserendo insegnamenti di mindful education oltre che temi per adulti. Steven Universe si guadagnò la possibilità di avere un film sul grande schermo, trasmesso pure in Italia, che riportava in vita tecniche arrivate dalle Silly Symphonies di Walt Disney negli anni 20 e 30, in una serie con trama continuativa, come era successo con Ben 10, ma strutturata in un modo mai visto prima. La trama si sviluppa al contrario, partendo da un punto centrale e muovendosi a ritroso, finché, non vedendo tutta la serie, è possibile unire tutti i pezzi e capire come si è arrivati al primo episodio. E il mondo magico che Steven non capisce è il mondo degli adulti, che lui, in quanto bambino, dovrà comprendere fino alla fine della serie, dove sarà un adulto maturo e circondato da temi più seri. Ma la Cartoon Network? La Cartoon Network non aveva ancora finito, e in questo decennio, la notte, Cartoon Network si trasformava ancora in Adult Swim. Ma se la Cartoon Network stava cambiando i suoi cartoni per bambini, perché non migliorare anche quelli per adulti? E fu così che Cartoon Network pubblicò Rick e Morty. Sentite, è un cartone che è riuscito ad avere un crossover coi Simpson, e non un crossover come quello con Adventure Time, che era più tipo una citazione. Parlo di un crossover. Salve Salvino, vicino! Hai una navicella spaziale nel giardino... Chi sei tu? Tutto iniziò con un corto scherzoso, un cortometraggio di pochi minuti per parodizzare Ritorno al Futuro. E la gente rise. E così Justin Roiland, il doppiatore di Inaccettabile! No! Sì, l'ha davvero doppiato lui. E il creatore di Community, Dan Harmon, decisero di fare altri episodi per YouTube. Ebbene, Dan Harmon collaborò con Limoncello per proporre l'idea alla Cartoon Network, che però la voleva su Adult Swim per non dover censurare nulla. Scrissero l'episodio pilota e lo mandarono alla Adult Swim in 6 ore. 6 ore! Non mi bastano neanche per dormire questi due in 6 ore. Hanno fatto Rick e Morty. La trama parla di Rick, il nonno scienziato pazzo, e del nipote Morty, il più stupido della classe, e non somiglia a nulla che vedrete mai. Divertente, spinta, seria se vuole, esilarante se vuole, educativa certe volte e osa. Rick e Morty arriva al limite dell'illegale, si prende gioco di tutto e tutti e non ha rispetto per nessuno. Anche della salsa Szechuan, che fecero da McDonald's per sponsorizzare Mulan nel 98. E ora tutti la vogliamo assaggiare. No, seriamente, fecero una petizione per poterla riavere a McDonald's. E McDonald's disse di sì. Ma come edizione limitata in pochi ristoranti selezionati. E si presentarono migliaia di persone. Ovviamente la salsa finì e tutti quelli rimasti protestarono. Protestarono sul posto trattando male i dipendenti e aggredendoli. Che schifo l'umanità! I creatori si vendicarono con uno hiatus di 2 anni.
Comunque la serie portava con sé nuove idee filosofiche, tra l'altro poco accettate nel cinema, come il nichilismo, e la totale libertà della serie permise ai creatori di sbizzarrirsi meravigliosamente come i rutti di Rick nel doppiaggio, che sono tutti veri. E mentre un cartone vietato ai minori come Rick e Morty attirava tutto un nuovo pubblico, ecco che la Cartoon Network era diventata la principale produttrice di cartoni negli Stati Uniti, anche più di quanto fosse successo prima di allora dai tempi di Tom e Jerry. Nel 2018 poi la Cartoon Network si ricordò di quel cartone che era stato interrotto, Samurai Jack, e gli regalò un'ultima stagione con il gran finale, ma su Adult Swim. E quindi con temi più maturi e più violenza esplicita, sesso e sangue. E se un cartone poteva iniziare su Cartoon Network per bambini e finire su Adult Swim solo per adulti, significava che ora tutto era sdoganato. E Adult Swim divenne casa per moltissimi programmi amati da internet, e collaborando con tutti i giovani con miniserie all'altezza della Divina Commedia come Over the Garden Wall, con decine di ospiti speciali come Tim Curry e John Cleese, serie divertenti e simpatiche come Clarence, che però venne cancellata dopo aver scoperto le orribili cose fatte dal creatore. Ok K.O., Unikitty e mille altre incredibili storie animate, anche Teen Titans Go. E ora sta iniziando un nuovo decennio nel quale non sappiamo che cosa arriverà, cosa succederà o come sarà o come finirà questa storia, ma preparatevi, perché deve ancora succedere un sacco di roba, davvero un sacco di roba. E fra tanti cartoni che non ce l'hanno fatta, ci sono tanti cartoni in arrivo di cui vi innamorerete, perché l'animazione ha ancora tantissimo da dare e sono sicuro che tutto ciò che abbiamo visto finora non sia affatto originale rispetto a quello che ci aspetta. E ditemi qual è il vostro film o serie animata o qualsiasi cosa della Cartoon Network preferita. E anche voi sperate che la Cartoon Network riesca a regalarci un altro decennio di goduria totale? Beh, ora o fra un altro decennio, chi lo sa? Chi lo sa come sarà il decennio 2020? Io so solo che il decennio 2010 mi ha fatto risollevare tantissimo la serie. Io ci sono cresciuto con i cartoni degli anni 90 e... Dio, che bella che è la Cartoon Network! E non potevo non parlare di tutta quanta la sua storia e di quanto sia stata effettivamente importante e innovativa per il cinema, riuscendo a ispirare tantissimi altri cartoni animati. Vi siete accorti che tutti questi miei video in cui spiego qualcosa o racconto una storia di Shrek o chissà che altro si stanno collegando fra loro?